Dove sta il girello? Il girello, anche detto magatello. Quarta anteriore o posteriore? Posteriore. Ok, in che punto all'incirca? No, l'interno coscia, diciamo. Ok, il sottocoscia. La parte alta che avevi detto te è chiamata scamone. Allora, gli diamo una piccola pulita, ossia lo priviamo della parte grassa in eccesso. E anche questo pezzettino qua di connettivo per evitare che comunque faccia pieghe poi la carne. Abbiamo messo olio e burro in pentola, la parte aromatica di rosmarino, alloro e aglio, tonno. Poi saliamo la nostra carne, soprattutto la carne, non ci serve molto di salare il resto, e giocate piano di sale perché la preparazione comunque mantiene capperi e alici, perciò comunque abbastanza già salata. Quando il vino si andrà ad asciugare, mettiamo il latte. Appena prende il bollo, la fermiamo, copriamo e mettiamo in forno. I capperi sono ancora salati, dissaliamoli. Se li mettiamo in acqua fredda ci mettiamo un po' più tempo, in acqua tiepida ci mettiamo un po' di meno. Il vitel tonné è una preparazione di base con un'idea salsata, un'idea molto francese, dove comunque la cucina piemontese deriva leggermente dalla cucina francese. E vedi che ancora comunque esce fuori acqua bella colorata? Che facciamo? Abbattiamo subito, ma abbattiamo solo la carne. La salsa la teniamo calda. Abbattitore a più 3. Un goccino di marsala. Poco, se no la addolciamo troppo. Un altro goccino di aceto, pari a 2 cucchiai circa. Le uova sode. Mi dai un piatto, per favore? Mettete qua i 3 piatti di vitel tonné. A voi vi potrà risultare un po' difficile fare questo lavoro perché la spatola non è a gomito, è una spatola dritta. Fate gli altri 2 piatti, grazie.